benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come Stefano Stagni ha vinto la maratona delle Dolomiti, ma nelle ultime ore è spuntato un particolare che rischia di compromettere il risultato. La maratona delle Dolomiti è uno degli appuntamenti più importanti della stagione per gli appassionati di ciclismo. E la vittoria naturalmente consente all'atleta di mettere in bacheca un trofeo prestigioso oltre che diventare conosciuto in questo mondo. Ma l'edizione 2022 rischia di essere ricordata per le polemiche e i dubbi nati subito dopo la vittoria di Stefano Stagni. In particolare, sono diversi che accusano l'ingegnere elettronico di aver barato per arrivare al successo. Ad alimentare la discussione è stato anche il fatto che Strava, il Facebook dello sport, ha rifiutato di certificare la sua prestazione. Le performance dell'atleta, hanno spiegato dall'azienda, sono ritenute improbabili dal sistema e dagli utenti. Accuse che naturalmente lo stesso Stagni respinge, hanno ricevuto 600 segnalazioni di irregolarità e l'hanno bloccato di default. Ha scritto inutilmente a Strava per chiarire la mia posizione. Ma fai l'originale è a disposizione degli scettici. Il gesto di Stagni che ha alimentato la polemica. Ad alimentare ancora di più la polemica è stato il video della Rai dove si vede Stagni premere in un punto del manubrio dove non ci sono cambi o freni. Onestamente non lo so, ha spiegato Stagni al Corriere della Sera, era un gesto automatico. Ma pensa che sarei così stupido da accendere un motorino in diretta Rai a due passi del traguardo? È vero che sul Colle Santa Lucia per rientrare in gruppo ho fatto una tirata pazzesca. Ma gli altri tempi sono normali. Sul Giao ho impiegato 4 minuti più di Nibali al giro, sul Falzarego lo stesso tempo dello scorso anno. E il vincitore di questa edizione della Maratona delle Dolomiti ha approfittato delle pagine del giornale per lanciare un chiaro messaggio anche ai rivali, l'Italia è il paese dove chi arriva a 200 gradi pensa che i 199 davanti a lui abbiano barato. Io ho la coscienza pulita e pedalo per divertirmi. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.